anche pensare a un ricordo, perché per me Raffaele è sempre presente, è sempre nella nostra vita, sia artistica che privata. Cioè io sono cresciuta, cioè per me è stato un riferimento, cioè un referente, una donna che... Ma io anche in Spagna, quante volte sono andata nei suoi programmi? Spagna era la sua seconda patria. Una donna, cioè non ci posso pensare perché mi sento male. Ecco la commozione evidente nelle parole di Carmen Russo. Antonello Sarno, Carmen ha sottolineato un aspetto importante. Chiunque si sia approcciato con il mondo dello spettacolo, tra le donne che hanno calcato i palcoscenici in Italia da 50 anni in qua, hanno avuto un riferimento e uno solo, Raffaella Carrà. Ma Raffaella è stato un riferimento perché ha cominciato prestissimo e ha avuto la carriera forse più lunga in assoluto in presenza, come si dice oggi, rispetto a tanti altri che si sono ritirati e magari si fanno soltanto sentire. Raffaella ci metteva la faccia, stava studiando un nuovo programma, era irrefrenabile, aveva detto piuttosto che lavorare a distanza durante la pandemia non lavoro perché non è il mio stile, non ce la faccio, io devo avere il contatto con la gente. Il contatto con la gente è la chiave per capire tutta la carriera e tutto il successo di Raffaella Carrà, di cui qui al Campidoglio siamo alle spalle, tra l'Araceli, se l'operatore ecco, vi mostra i gradini di cui parlava prima Pini, ecco, questa è la gradinata che sta per compiere il feretro di Raffaella Carrà, torna pure su di me Alessandro, ecco, e questa è l'ingresso degli uffici del sindaco, è appena entrato il ministro Franceschini che non ha voluto rilasciare dichiarazioni per adesso, qui il sindaco e il ministro aspettano il feretro che arriverà dalla strada che state vedendo davanti a me e che poi percorrerà i gradini di cui stavamo parlando prima. Questo è il momento più, se posso dire, emozionante della giornata. Ecco, c'è anche l'elicottero che sta controllando la sicurezza, perché stiamo ancora aspettando la famosa bara di legno grezzo voluta da Raffaella. Voi. Grazie ad Antonello.